Presente. Con l'eco. Scusi. Baroncelli. Presente. Benedicta. Benedicta. Berger. In anwesend. Bonomini. Presente. Borgo. Presente. Brancaglion. Presente. Brillo. Presente. Buratti. Buratti. Che è successo? Caravaschi. Caruso. Presente. Niuli. È presente, non gli va l'audio. Polonia. Presente. Della Ratta. Presente. Fattor. Presente. Forest. Presente. Frank. Sì. Galateo. Galateo. Presente, certo. Presente, cioè presente. Gennaccaro. Presente. Giovannetti. Presente. Christoph. Presente. Uber della Torre di Valsassina. Presente. Konder. Anwesend. Benedikt anwesend. Lanzner. Anwesend. Hast du gehört? Mastella. Presente. Slide durchs Handy, was? Iftiu. Presente. Das machen wir gleich. Nevola. Presente. Ancheri. Anwesend. Pegoraro. Presente. Planer. Io. Rabbini. Presente. Ramosa. Io. Repetto. Presente. Scarafoni. Presente. Schönsberg. Presente. Seehauser. Seehauser. Anwesend. Zelle. Presente. Seppi. Presente. Valcho. Io. Varasi. Anwesend. Zanin. Presente. Zine Sekali. Presenti. Andriolo. Sì. Benedict. Benedict. C'è, aveva detto presente in ritardo anche la prima chiamata. Perché è sul cellulare, ha detto. Sì, sta parlando al cellulare. E quindi... Presidente, sono Cniuli, riesce a sentirmi adesso? Riuscite a sentirmi, colleghi? Ti sentiamo, ti sentiamo. Ok, va bene, ho risolto il problema, mi sono collegato dal computer. Molto bene. Ok, grazie. La seduta è aperta con tutti presenti, 45 consiglieri. Grazie a tutti, saluto nuovamente, vi do la buonasera e partirei con il punto 36 all'ordine del giorno, che è la proposta di delibera numero 38, approvazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi. La delibera è del vice sindaco. Il microfono al vice sindaco per l'illustrazione della delibera. Grazie. Ja, schönen guten Abend. La delibera numero 36. Ops. Voi mi sentite? Adesso sì. Ok. Schönen guten Abend. Der Beschluss numero 36, la delibera numero 36,
per approvare debiti fuori bilancio ha la sua storia in un cantiere dei lavori pubblici per una ciclabile a Maso delle Pieve che noi abbiamo fatto con una ditta. A fine lavori la ditta ha chiesto, ha posto delle riserve già durante l'esecuzione, ma poi a fine lavori anche. Ha intentato poi una causa contro il comune chiedendo in toto 138.617 euro, perché non ha accettato l'accordo bonario di un importo pari a circa 5.000 che noi volevamo dare. Un importo, quei 5.000, che sia il RUP e anche il collaudatore avevano ritenuto congruo riconoscere a questa impresa. Il giudice, poi supportato dal CTU, ha ritenuto infondato gran parte delle pretese economiche da parte della ditta, riconoscendo solo in minima parte tali pretese. E poi, con sentenza numero 5069 del 2018, condanna il comune a pagare a questa ditta Mattivi la somma di totale 28.665, che è suddivisa in 22.981,91 per lavori sicurezza anche, più altri 5.683 per interessi sul lavoro. E questa copertura finanziaria di questa spesa trova capienza nei relativi capitoli di spesa che presentano la necessaria disponibilità. Oltre a queste spese processuali, il giudice condanna però il comune anche a rifondere a quell'impresa Mattivi 2/3 delle spese di lite pari a 6.468,03, IVA compresa, oltre alle spese del CTU che sono 2.832,28, IVA compresa, e pertanto il debito fuori bilancio ammonta a 40.264,07 dopo la sentenza del giudice, e la cifra iniziale che ha chiesto l'azienda era di 138.617,31, da quelli dico siamo con un terzo, paghiamo meno di un terzo di quello che hanno chiesto, e questo vi prego di accettare. Grazie signor vice sindaco, non vedo nessuno che ha chiesto la parola, nemmeno per dichiarazioni di voto. Metto in votazione. Apro la votazione. Com'è che qua? Ostia, incomincia di nuovo. Un attimo. No, ma il ditino. Non omino, ma ditino. Un pollice. Consigliere Galateo, manca il suo voto. Consigliere Galateo. Posso chiudere la votazione? Chiudo la votazione. Chiedo la schermata con i voti. Grazie molte. La delibera è approvata con 41 voti a favore, 3 astenuti e un non partecipante al voto. Grazie, la delibera è approvata. Chiedo l'immediata esecutività di questa delibera. Apro la votazione. Piano, piano.
Terza volta. Professore Fattor, consigliere Galateo, avete problemi a votare? Fattor. Assessore Fattor, se lei ci fa vedere con un cenno il suo voto, cioè a posto. Consigliere Galateo, purtroppo credo abbia dei problemi. Chiudo la votazione. Chiedo la schermata dei voti, 44 voti favorevoli, un voto non espresso, l'immediata esecutività è approvata. Chiedo notizie del consigliere Galateo. E intanto passo alla delibera numero 38, proposta di consiglio numero 47, acquisto degli immobili identificati dalle PM 40, 42, 43, 44, 47 e 48 delle PIED 4319 in CC 12 ville. La parola all'assessore Fattor. Mi sentite? Sì. Sentiamo. Assessore Fattor. Adesso non la sentiamo. Ops. Deve prenotarsi. Si prenoti per cortesia. Col disegnino del microfono. Mi sa che è in ufficio, andate su un attimo. Ma che ufficio? Dottor. Secondo te. Seconda. Un momento solo che la raggiungono i tecnici. Lei chiuda, ha notato perché lei ce l'ha accesa. Va? Sì, okay. Adesso sì. Almeno io la sento. Ma non la vediamo. Ma niente, sa che qui. Ecco. Assessore Fattore. Scusate, io l'ho accettata. Riprovi un attimo. Che succede? Riprovi i lavori. Intanto diamo la parola al consigliere della Ratta sull'ordine dei lavori. Grazie. Grazie Presidente, mi sentite? Sì. Ah, perfetto. Solo una cosa, volevo chiedere una cortesia, quando chiama le delibere, perché io questo numero 47 non me lo sono ritrovato, a mio avviso questa qua è la numero 21 come proposta. Proposta di consiglio numero 47. Ordine del giorno 38, proposta di consiglio numero 47, consigliere della Ratta. Noi lavoriamo però col web, in questo momento in ODG web, questa qui mi dà proposta numero 21, consiglio comunale numero 40, proposta numero 21. Niente sul tablet in concilium. Lei deve guardare l'ordine del giorno che ha sotto mano, consigliere della Ratta. Aspetti un secondo perché anche quello che ho sotto mano, aspetti che... Sì, ha ritrovato? Cioè, non, solo per capire, visto che facciamo un po' di chiarezza anche per il futuro, noi abbiamo in mano in questo momento un collegamento ODG web che è quello ufficiale che abbiamo stabilito di utilizzare. Poi abbiamo concilium con l'ordine del giorno.
se io cerco in concilio l'ordine del giorno, parte da quello vecchio che c'è ancora il consolidato. Se scorro, dopo va avanti con le interrogazioni, poi riprende con le delibere dopo le interrogazioni. Mi propone come prima delibera da discutere quella della strada del Colle per 343.000 euro, poi sì. Approvazione dei debiti fuori bilancio, collegio dei revisori, acquisto immobili, che è quella che siamo noi lì, siamo lì. Acquisto degli immobili, siamo appunto lì. No, io adesso dopo l'ho trovata, però acquisto immobili mi dice sarebbe il punto 24 in concilium, contrassegnato col 38. Se io lo apro, ecco sì, se apro, però ho capito cosa intende. Quando apro la delibera mi dice proposta di consiglio numero 47. Sì, è che sì, qui è proprio così. Ci arrivo dopo, però prima devo cercarmela in concilium la sì. Proposta, no? Abbiate un po' di pazienza. Io non riesco a capire che cosa stia succedendo all'audio del dell'assessore Fattore, siccome in sede eventualmente gli lascio il mio posto. Ma non attivo. Attivo? Sì, proviamo? Assessore Fattore? No, dalla ratta. No, dalla ratta, Fattore, ho detto Fattore. Assessore Fattore, se mi sentite? Io le lascio il mio posto, se lei vuole scendere in sala di giunta. Mi sentite? Sì, adesso sì. Oh, buono. Partiamo con la delibera. Grazie. Grazie a lei. Grazie, grazie mille. Ok, allora il Comune di Bolzano ha la necessità di acquistare un immobile che verrebbe utilizzato dall'azienda dei servizi sociali per i servizi di integrazione sociale e servizi di assistenza per il lavoro. Attualmente sono svolti questi servizi nell'edificio di Via Grandi, che come sappiamo dovrà essere liberata per permettere prima o poi i lavori della famosa arginalina. E l'ufficio patrimonio quindi è stato incaricato di acquistare questo l'immobile, un immobile che dovrebbe ospitare questi servizi, e che questo immobile però dovrà essere finanziato dal fondo sociale della provincia e quindi completamente a carico della provincia. L'ufficio patrimonio ha fatto un'indagine di mercato, la richiesta iniziale era di una superficie di 650-800 metri quadrati e è stata poi svolta questa indagine di mercato il 13 di maggio del 2020. Il termine per la presentazione delle offerte è stato il 30 giugno del 2020. Tra le tre offerte scontrate, l'unica che aveva le caratteristiche che si avvicinavano di più a quelle iniziali è quella che praticamente ha individuato in una serie di particelle che fanno parte in quello che tutti noi conosciamo come il Blue Center, che è quell'edificio di fronte al cimitero, 822 metri quadrati. La richiesta tra i 650 e gli 800 metri quadrati iniziale si accompagnava anche al fatto che dovesse essere vicino a un parcheggio e almeno è abbastanza vicino anche a una fermata di autobus. Questo è l'unico delle tre immobili offerti che aveva queste caratteristiche, infatti se ne sta a 100 metri dalla fermata dell'autobus e a 70 metri dal parcheggio di proprietà del comune. Sono 822 metri quadrati e l'ufficio estimo e l'ufficio patrimonio hanno ritenuto congruo la cifra. È sparito l'audio di nuovo. Mi sentite? Sì.
Sì, adesso sì. Il prezzo è di 1.191.900 euro più IVA al 22% e quindi 1.450.000 circa. Queste sono le... Un milione e 450.000 IVA comprese. Ecco, queste sono le caratteristiche dell'immobile che deve consentire un servizio alla persona, quindi è frequentato da un'utenza fisica, deve essere diviso divisibile in molti uffici piccoli dove gli operatori dell'SSB, gli psicologi e quant'altro possano avere il contatto diretto con l'utente. Quindi questo, anche da questo punto di vista, l'immobile identificato soddisfa i requisiti richiesti dalla SSB. Quindi è di fatto una cifra che viene spesa dal comune, ma che viene rimborsata dalla provincia. Questo è quanto. Bene, assessore Fattor, qualcuno chiede la parola e darò dopo la parola al consigliere Caruso sull'ordine dei lavori alla fine di questa delibera. Però se vi prenotate in maniera diversa sul vostro tablettino, per me è tutto più facile. La parola al consigliere Zanin. Consigliere Zanin. Sì, sì, ci sono. Buonasera a tutti. Volevo solo chiedere una precisazione. Il prezzo che ci ha fornito l'assessore è un prezzo finito o al grezzo? Nel senso, ci dobbiamo fare altri lavori dentro oppure è un prezzo finito? E in secondo luogo, questo immobile era prima affittato o era libero? Cioè, se era sfitto da tempo oppure se è stato affittato da un'altra parte. In terzo luogo, se poi col tempo è possibile avere anche una relazione di stima, cioè una valutazione dell'immobile per vedere anche quali sono stati i criteri utilizzati. Saranno stati fatti ovviamente tutto in modo perfetto, però sarebbe forse il caso di vedere la stima. Grazie. Consigliere Della Ratta, la parola. Grazie Presidente. No, io avrò solo una curiosità perché ho già seguito in Commissione Patrimonio la presentazione di questo immobile, c'è bisogno e di conseguenza l'amministrazione interviene anche perché ce lo finanzia la provincia. La mia curiosità è legata al fatto, cioè volevo capire, ci rimborsa i soldi la provincia, no? Ma noi tramite un contributo al fondo provinciale europeo, che non ho capito bene, non ricordo esattamente come, però la provincia si fida della valutazione del nostro ufficio estimo. Noi abbiamo fatto 3 gare, questa qua era la più appetibile, è uscita una cifra di 1.450 euro al metro quadro, e io da profano non so se è un prezzo congruo o meno, mi fido dell'ufficio estimo, quindi dico che va bene. Ma la provincia va bene? Cioè, lo chiedo perché noi a bilancio per questi immobili abbiamo 2 milioni, per capirci, non abbiamo 1.450. Quindi in realtà ci sarà un contributo esatto, un contributo cioè preciso o un contributo di massima? Cioè, come funziona il rimborso da parte della provincia di questo importo? Che benvenga questo importo, questo rimborso comunque, però volevo capire come funziona il recupero dei soldi della provincia. Paziente di solito. La parola al consigliere Baratta, vi prego però di prenotarvi sul tablet, altrimenti noi facciamo una difficoltà terribile a vedere chi si prenota per la parola. Microfono al consigliere Baratta. Va bene, cercherò di prenotare sul tablet. Grazie mille. Ho letto la delibera dopo l'illustrazione fatta nella Commissione Patrimonio, dove tutto era chiarissimo. Dopo aver letto la delibera, se non ricordo male, alla fine la delibera si chiudeva con un importo di 1.900.000 euro circa. E allora io mi chiedo, se costa 1.190 più il 22% di IVA, andiamo sui 1.400-1.500, perché arriviamo a 1.900? Però forse lo ripeto, forse la memoria mi tradisce.
Grazie consigliere Baratta. Non vedo nessun altro prenotato a parlare. Do la parola all'assessore Fattor per la replica e i chiarimenti richiesti. No, ha chiesto, il consigliere Caruso le darò la parola subito dopo sull'ordine dei lavori. O è sulla delibera? Pronto. Assessore Fattor, a lei la parola. Pronto. Prego. Prego. No, mi dica cos'è. Ok. Rispondo al consigliere Zanin che chiedeva se erano al grezzo oppure no. No, non sono al grezzo. Ovviamente ci sono dei lavori da fare per adattarlo con delle pareti mobili, perché una divisione perfetta non è impossibile da ottenere in un immobile che ovviamente va modificato. Sono tutti liberi in questo momento, una parte non è mai stata occupata, una parte invece era affittata fino a poco tempo fa, ma in questo momento è tutto libero. E il consigliere della Ratta ha chiesto come avviene il rimborso. C'è una delibera del 2017, la 509, una delibera provinciale che rimborsa tutto, sia i lavori ristrutturazione e anche ovviamente il rimborso dell'esborso esatto per l'acquisto dell'immobile. Non è però una spesa che viene gestita poi dall'ufficio patrimonio, ma direttamente dagli uffici diretti dal dottor Librera, perché è un capitolo che va sul sociale. Ovviamente gli arredi sono a carico degli SSB, ma anche questi vengono rimborsati dalla provincia. Grazie. E ovviamente sì, se ci fosse bisogno non c'è nessun problema a fornire a chi lo richiedesse. Basta fare una richiesta alla perizia di stima che è stata fatta dal signor Maxelli, che è responsabile dell'ufficio del servizio estimo dell'assessorato al patrimonio, della ripartizione patrimonio. Consigliere Caruso, lei voleva la parola? O ha cancellato? Cancellata la prenotazione del consigliere Caruso? Ho visto la prenotazione del consigliere Galateo. Grazie presidente. Allora sì, io. Ok. Grazie. Io ho depositato anche un'interrogazione su questa delibera, ma non ho ancora ricevuto risposta. Quindi nella interrogazione fondamentalmente chiedo perché andiamo a comprare un immobile in via Maso della Pieve, che peraltro è in vendita da, non so, 20 anni, invenduto perché per il mercato non è interessante, da una proprietà che non è stato fatto il nome, mi sembra, questa sera, ma in realtà è l'azienda Dalle Nogare, e chiedevo nell'interrogazione di avere delle specifiche in merito al rispetto delle norme sulla pubblica amministrazione, perché volevo capire se è lo stesso Dalle Nogare che è stato condannato per turbativa d'asta oppure no, e se invece è questa, se fosse positivo, invece se questo comportasse delle conseguenze negative sulla legittimità. Poi nel frattempo volevo dire che il prezzo a metro quadro stimato dal comune è di 1.400 erotti al metro quadro, appunto, ma invece io ho fatto una breve ricerca da agenti immobiliari privati e mi dicono che in quell'area un ufficio varia dagli 800 ai 1.300, quindi 1.400 sembra essere anche sopra la media. Vorrei capire inoltre, l'ho già chiesto in commissione bilancio e il sindaco diceva no, però a me invece risulterebbe di sì, perché non spendiamo 1.200.000 per riqualificare un immobile che è già del comune? E in ultimo chiederei di magari rimandare la votazione a questa delibera fino
al momento in cui ci saranno le risposte all'interrogazione, perché magari a beneficio anche dei colleghi sapere che la risposta è una o l'altra potrebbe modificare l'intenzione di voto. Grazie. Io non ho ben compreso se il consigliere Baratta e il consigliere Caruso vogliono intervenire ancora sulla delibera. Consigliere Baratta? Consigliere Caruso? Nessuno. Chiedo eventualmente chi parla? Consigliere Baratta? Posso? Consigliere Baratta? Ho chiesto la parola anch'io. Non l'ho visto. E allora dammi. Consigliere Baratta ha la parola. Se non riattivano l'audio, come faccio a parlare? Lei ce l'ha l'audio? Adesso ce l'ho, dopo okay. 2 ore. Io quando ho sentito la replica dell'assessore Fattore, in realtà non ho capito nulla, perché l'audio andava, veniva, per cui non si riusciva a capire. Sostanzialmente non so se ha risposto alla mia domanda principale, che riguardava il fatto che da un costo al netto di IVA di 1.190 si va con l'IVA 1.400 rotti, la delibera poi alla fine parla di 1.900.000 euro circa, quella differenza di 400.000 euro me la sono sognata io, e quindi la delibera parla solo di 1.500.000 di euro, oppure c'è qualcosa, si pagano dei lavori, ci sono altri costi? Non avevo sentito la risposta. No, ho detto... Allora, momento solo, alla parola il consigliere Caruso. Ecco, finalmente riesco a prendere la parola. Grazie, allora volevo fare anch'io delle domande. Volevo sapere intanto la fretta dei tempi per il trasferimento. Volevo chiedere perché non è stata valutata l'ipotesi di costruire dove il comune ha delle cubature disponibili, magari aggiungendo anche altro, tipo una disponibile potrebbe essere nel quartiere Don Bosco, così da far dare anche una sede decente al centro civico. Volevo sapere anche se il comune non ha valutato di ristrutturare degli altri locali che ha magari chiusi da tempo. E un'altra cosa, come mai quando è stata trasferita l'azienda dei servizi sociali, la sede nella zona Casanova, non è stato previsto questi 800 metri in più per poter trasferire questa sede, e quindi ci troviamo oggi andare sul mercato e comprare da un privato un immobile. Ricordo che abbiamo comprato anche nella passata legislatura, negli ultimi 2 anni, un altro immobile da 2 milioni e passa l'ex segheria, che è arrivato a costare 3 milioni con la ristrutturazione. Abbiamo comprato un altro immobile ai piani. Mi chiedo perché non si è pensato prima di trovare questi posti e perché non si valuta di costruire, visto che mi sembra che il prezzo di costruzione viene meno di questo prezzo di acquisto. Grazie. Io non vedo altri consiglieri prenotati per intervenire sulla delibera. Darei la parola all'assessore Fattore per un'ulteriore replica. Vi prego di prenotarvi per tempo, altrimenti gli assessori devono replicare 3 volte. Okay. Posso? Sì, certo. Allora, dobbiamo approvarla oggi, se no si perde il treno dei rimborsi provinciali e l'impegno di spesa deve essere fatto entro l'anno. E per quanto riguarda il fatto di comprare un immobile perché non si è utilizzato qualcosa di libero, è perché semplicemente nel patrimonio del comune non c'è nulla di libero, e quindi si è dovuto procedere all'acquisto.
di quella metratura anche a Casanova non c'era nulla disponibile, perché 800, in questo caso 822 metri quadrati, comunque 800 metri quadrati che era la superficie richiesta, assolutamente non è possibile né reperirlo nel patrimonio del comune né tantomeno costruirlo, perché con quella cifra non si sarebbe costruito. Basta. Per quanto riguarda Dalle Nogare, è vero che ha avuto una condanna nel 2019, ma è una condanna di primo grado, non è definitiva, e questo non pregiudica la sua posizione. Sì. Il signor sindaco vuole intervenire, la parola al signor sindaco. E poi c'è da dire un'altra cosa: i controlli sulla capacità a contrarre del venditore si fanno, come previsto dalla norma, prima della firma del contratto, e quindi di fatto si è confermato quanto vi ho appena detto. La parola al consigliere Pancheri. Consigliere Pancheri. Consigliere Pancheri non risponde, do la parola al signor sindaco. No, solo per integrare quanto aveva chiesto il consigliere Baratta, che forse si è dimenticato, ma lo sa di sicuro l'assessore Perbor, che la somma impegnata è di 1.454.118. C'è scritto nel titolo della delibera anche, e quella è la cifra. Come parlava di 1.900.000. Bene, non c'è nessun altro iscritto a parlare, dichiarazioni di voto? Nessuno? Metto in votazione la delibera al punto 38, proposta di consiglio numero 47, acquisto degli immobili identificati dalle PM 40, 42, 43, 44, 47, 48 della PIED 4319 in CC 12.000. È aperto il voto. Vado piano. Sì, ho capito. Ma funziona meglio. Quando lei dice. Conti fino a tre. E poi vota. Gli arancioni devono votare. Votare, sì. Zinche. Zinche e secali. Buratti, Christoph, Zinche e secali e Pancheri. Ho ancora alcuni consiglieri che non hanno votato. Buratti, Giovannetti e Pancheri. Li sollecito. Grazie. Bravissimi. Mi mancano i consiglieri Buratti e il consigliere Pancheri. Se avete problemi me lo dite. Però... consigliere Pancheri, ha problemi? Sì. Lei vota? Dica voce. Lo dica a voce. Consigliere Pancheri? Consigliere Buratti, chiudo la votazione. Potete dare la voce? Scusate, ho sì? fatto un intervento. Io ho chiesto una cosa ben precisa. Avete sentito il mio intervento? No. Mi ha dato la parola, poi parla e poi non mi ha dato la possibilità di dire. Ho detto una cosa molto interessante. Cioè, non si può... E con questo aggeggio qui, più siete voi che mi togliete l'audio. Io ho sempre schiacciato per poter intervenire. Siamo in votazione, consigliere Pancheri, mi spiace. Lei mi deve far parlare prima. Siamo in votazione, la prego di votare. Questo non è modo di procedere, perché ho chiesto la parola molto prima che lei iniziasse la votazione.
E io le ho data. No, no, perché mi ha detto, non mi avete tolto l'audio. Consigliere Pancheri, le chiedo di votare perché altrimenti chiudo la votazione. Va bene, aspetti allora. Guardate. La votazione è chiusa. Chiedo la tabella dei voti. Con 33 voti a favore, 11 contrari e un astenuto, la delibera numero 38, proposta di consiglio numero 47, acquista degli immobili identificati dalle PM 40, 42, 43, 44, 47, 48 delle PM 4319 è approvata. Chiedo l'immediata esecutività della delibera. È aperto il voto. 1, 2, 3. Bravo, signora. Che cazzo devo fare? Votazione temporaneamente sospesa, che scritto. Allora, aspettiamo. Cosa stiamo facendo? Ricomincio? Sì. Sì, con la lettera aperta. Sì, 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 piano, piano. Piano, sindaco, piano, 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 mancano i voti del consigliere Buratti e della consigliera Scarafoni. Ottimo, chiudo la votazione. Con 42 voti favorevoli e 3 contrari, è dichiarata l'immediata esecutività della delibera. Il consigliere Della Ratta ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori. Consigliere Della Ratta. Do la parola al consigliere Baratta. Consigliere Baratta, lei ha il microfono. Do la parola al consigliere Pancheri. Posso, mi sentite? Sì, sì. Certo. Ecco, allora, volevo soltanto, visto che l'intervento di prima non è stato ascoltato, purtroppo adesso così non può andare più avanti, per il semplice motivo che quando si tratta di una delibera, io ho chiesto all'assessore, specialmente di delibere di questo tipo, che venga anche allegata la perizia, perché così noi possiamo avere la consistenza dell'immobile e lo stato di manutenzione e conservazione. Quella non ho aggiunta. E poi anche il fatto che i tempi sono stretti non è un motivo per il quale che noi non possiamo ricevere i documenti necessari per una sommaria stima, diciamo, o almeno per avere un'idea di quello che l'amministrazione vuole comprare o tutto. Non è più concepibile acquistare o spendere soldi per un immobile quando non si hanno gli elementi, diciamo, conoscitivi perché possiamo prendere una decisione. Punto lì. Questo non lo accetto. Quindi da adesso un poi vorremmo che ci fosse... lui ce l'ha la come si dice, la stima. Perché non dovremmo averla anche noi? Abbiamo anche noi bisogno degli elementi, della consistenza, dello stato di manutenzione, di conservazione, gli interventi ancora da sostenere. E questo... Questo era utile, non soltanto parlare così. Si vota al buio e questo non è concepibile.
Ricordo che tutti i consiglieri hanno pieno accesso a tutta la documentazione quando lo desiderano. Ma la parola non la stima, ma non la stima. Ho dato la parola al consigliere Giovanelli. Giovanetti. Giovanelli non è in seduta, almeno dal 2015. Cioè Giovanetti. Scusi, consigliere Giovanetti, abbia pazienza, mal di testa. No, niente, ha ricordato l'assessore Giovanelli. Io volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Sì, prego. Perché io ho espresso voto negativo sull'immediata esecutività della delibera. Non ho fatto in tempo a prenotarmi per parlare. E perché su questa, cioè adesso per questa volta fa lo stesso, ma adesso vorrei dire che lei chieda sempre se c'è da intervenire o meno, perché su questa delibera specifica secondo me non era necessaria l'immediata esecutività del provvedimento, anzi al contrario credo che in questo caso fosse opportuno lasciar fare la delibera al proprio corso, avere i 15 giorni per eventuali verifiche o ricorsi da parte dei privati. Io onestamente in questo preciso ambito non ho capito l'utilità dell'immediata esecutività. Grazie. La parola alla consigliera Scarafoni. Allora, io vorrei dire un paio di cose. La prima è che voi dovete sempre tener conto del fatto che questo sistema non è perfetto, anzi ha delle difficoltà enormi, sia per quello che riguarda le prenotazioni, che per quello che riguarda la richiesta di parola, che per quello che riguarda l'audio. Quindi io non vedo perché a un certo punto vi rendete conto che un consigliere ha chiesto la parola e voi non siete riusciti a dargliela, e a un certo punto voi continuate imperterriti. Questo per me è una mancanza di rispetto. Poi un'altra cosa volevo dire, vi sono state fatte delle domande a cui non avete risposto. Per esempio non avete risposto al fatto che il costo sul mercato è altro rispetto a quello che è stato messo in preventivo. Questa cosa qui di questa cosa qui se ne deve tenere conto, soprattutto se la persona da cui andate ad acquistare è in giudicato nei confronti di una palese mancanza nei confronti proprio dell'amministrazione. Il motivo per cui questa persona è stata condannata a 2 anni e 3 mesi è turbativa d'asta nei confronti proprio dell'amministrazione, per cui non vedo perché uno correre ad acquistare l'immobile da lui, secondo luogo non tener conto del costo, del prezzo di mercato, e in terzo luogo appunto ho qualcosa da dire su come funziona questo sistema e sulla attenzione che avete voi nei confronti della gente che non riesce a parlare. Grazie. Consigliera Scarafulli, vi assicuro che se vedo il vostro nome sulla lista di chi chiede la parola, la do immediatamente. Non si preoccupi di questa cosa, lo faccio immediatamente. Come mai io mi ero accorta che il consigliere Pancheri voleva la parola e non gli è stata data? Gli è stata data assolutamente, non ha parlato, però lo sentivamo. E dopo un po' la tolgo, se non sento più l'intervento del consigliere, tolgo la parola. Semplicemente questo. Io la do a tutti quelli che lo chiedono, soprattutto se la chiedono tramite tablet, perché non è l'unico modo per me di vedere una lista di richiedenti. Altrimenti faccio fatica, mi dimentico, perché se mi scrivete a me non basta. Vi prego di prenotarvi tramite tablet. Grazie. Adesso do la parola al consigliere Baratta. Grazie. Io parlo sull'ordine dei lavori. Sì. Ovviamente. Allora, signora Presidente, lei dovrebbe avere un atteggiamento diverso verso i consiglieri, perché noi non abbiamo alle spalle un assistente.
noi ci dobbiamo arrangiare con questo sistema che sicuramente è ipercollaudato da altri, ma non da noi. Basta sfiorare un tasto e sparisce tutto. Allora il profano come me, che lavora con PC e similia dal 1985, non sa più da che parte ripartire. Questo è successo prima, quando chiedevo la parola e non mi veniva data, io continuavo a cliccare sul pulsante, ma evidentemente se lei non dice di dare la parola non viene data. Per questo nel Consiglio Comunale scorso ho chiesto di fare un esperimento, non ho detto che sono sicuro, ho chiesto di fare un esperimento di tenere tutti i microfoni accesi, così come se fossimo il Consiglio Comunale, dove ognuno alza la voce ed è come se avesse il microfono. Se poi la mia maleducazione e forse quella di qualche altro collega induce a dire che questo sistema non funziona, ritorniamo ai microfoni spenti. Però io vorrei che provassimo ad averli accesi. Quanto alla delibera, sul cui merito io non entro, però è chiaro che delibere di questo genere e di questo importo meriterebbero forse un po' più di attenzione, non da parte dei consiglieri. Grazie. La parola al consigliere Della Ratta. Grazie Presidente. Onestamente c'è un po' di c'è una piccola problematica per quanto riguarda il rilascio del microfono. Prima io volevo prenderlo perché vedevo che non mi era stato dato come è successo adesso e non ci riuscivo. Quindi in teoria sarebbe importante almeno che presidiaste anche le chat, così se qualcuno non riesce a parlare lo può scrivere in chat e in qualche modo si risolve, sennò se si va avanti si perde l'opportunità di intervento. Come adesso io non sono riuscito a parlare, ho rimesso la nota nella chat, poi mi sono anche riprenotato, non so se lei mi ha dato la parola perché mi sono riprenotato tramite il tablet o se perché l'ho scritto in chat, che in realtà lei mi dava la parola ma il tecnico non me la dava e quindi io non potevo parlare e questo probabilmente è successo anche al collega Pancheri, io non lo so, non posso saperlo, però se uno vuole intervenire è giusto che possa intervenire, pertanto dobbiamo trovare un sistema che garantisca ai consiglieri di intervenire. Se vediamo che l'assegnazione del microfono tramite il tecnico ha delle carenze, dobbiamo affiancarla con qualcos'altro. Se lei legittimamente dice io non riesco a presidiare anche la chat e la capisco benissimo, allora deve fare in modo che ci sia un assistente del comune che presidi la chat, perché in qualche modo noi dobbiamo essere messi in grado di lavorare appieno. Su questo poi troverete voi la soluzione nel caso. Io volevo tornare un attimo al discorso di prima, perché io non è che sono imbranato e non trovo le delibere. Io la delibera del fattore l'avevo trovata. È che se lei mi chiama l'ordine del giorno numero 47, io non ce l'ho sotto mano. Se noi abbiamo deciso che lavoriamo con Concilium oppure che lavoriamo con l'ODG, io non mi stampo il pezzo di carta come fa lei. Io lavoro con i sistemi informatici che ci avete dato come comune. E uno è il tablet e l'altro è Zoom. E il terzo è l'ODG Web. Se nel tablet, in Concilium, il punto in questione è il numero 24 in elenco e in ODG Web è il numero 21, uno di quei due mi deve chiamare. Se il 47 io lo vedo quando ho aperto la delibera, ma non posso aprire tutte, ne abbiamo 60. Cioè lei deve chiamarmi il numero, oppure me li chiama entrambi, ma io devo sapere quando entro, perché qua noi abbiamo una serie di delibere e alcune non le trattiamo perché non sono ancora passate in commissione. Io voglio sapere come consigliere se per caso ne saltiamo qualcuna che in realtà doveva essere discussa senza aver chiesto al consiglio l'anticipazione dell'ordine del giorno. Lo devo sapere, ma non posso saperlo finché lei non mi dà il numero esatto. Quindi dobbiamo... Io non le faccio una colpa, lei ha in mano il numero 47 e me la chiama, ma io devo sapere prima
quale discutiamo in base agli elementi che abbiamo, non al numero che è stampato sulla delibera, perché il numero che è stampato sulla delibera la vedo quando apro la delibera. Tutto qui. La parola al consigliere Forest. Finché ha la parola il consigliere Forest, vi avverto che io vedo chi ha la parola in quel momento. Vedo una luce verde, vuol dire che voi avete il microfono. Se passano molti secondi, vuol dire che non state parlando. Mi dispiace, non so che altro fare. La parola al consigliere Forest. Grazie Presidente, ma mi ha anticipato il consigliere Dall'Arate e ne riprendo il discorso, cioè vorrei proporre per il futuro di cercare di armonizzare quelle che sono l'ordine e le indicazioni sui vari strumenti in modo tale che si possa poter lavorare con più facilità, perché effettivamente anch'io sto utilizzando ODG Web. Sì, insomma, le cose si trovano, non è che non si trovano, però se ci fosse un attimino, no, la possibilità di rendere più semplice il lavoro dei consiglieri, credo che sarebbe opportuno di tutti. Poi volevo farle un'altra proposta, Presidente, se lei volesse, nell'ambito di una riunione del Consiglio, anche forse soprattutto a vantaggio dei nuovi consiglieri, far tenere al segretario generale una breve relazione su quelle che sono le responsabilità che i consiglieri assumono con il voto, potrebbe essere una cosa interessante. Grazie. Grazie consigliere Forest. Purtroppo oggi io sono attrezzata solo con carta, dalla prossima volta sarò più precisa, ve lo giuro. Do la parola al consigliere Caruso. Grazie, anch'io intervengo sull'ordine dei lavori, anch'io trovo questo modo di lavorare scomodo, sto usando 3 supporti informatici, abbiamo qui il concilium con un ordine del giorno, sarebbe anche più comodo, va bene che abbiamo l'ordine del giorno sull'ODG web, ma perché, visto che dobbiamo usare il concilium per votare, per prendere la parola, dobbiamo andare poi a rivedere i documenti lì, perché non aggiorniamo le pagine e togliamo le vecchie delibere che abbiamo votato la volta scorsa, tipo Alto Adige riscossioni e via dicendo, e mettiamo un ordine del giorno completo ed attuale, perché qui io trovo ancora altre delibere che abbiamo votato l'altra volta. Devo prendere e passare su un formato, su un supporto, poi per votare devo passare sull'altro. Trovo questa qui una cosa scomoda, come anche prima. Per la richiesta di parola, l'ho richiesta 3 volte, poi mi veniva tolta, non mi veniva data, non riuscivo quasi a chiedere la parola. Quindi chiedo che almeno gli ordini del giorno su questo supporto, su Concilium, venga aggiornato e vengano cancellate tutte le cose vecchie. Grazie. Grazie consigliere Caruso, la parola al consigliere Pancheri. Consigliere Pancheri, può parlare? Mi sente? Sì. Ah, finalmente, perché io schiaccio, però mi va via sempre l'audio. Quando le do la parola, le parli. Mi riallaccio all'intervento di Dall'Arate e condivido quello che ha detto. E in più aggiungo che non può trattare giustamente così, perché più che schiacciare, pigiare per chiedere la parola, poi anche dove c'è il microfono, però dopo ti si spegne automaticamente, quindi tu non puoi parlare. È un sistema che non può andare. Bisogna perfezionarlo assolutamente, assolutamente. Così non può andare avanti. Così non può andare avanti, specialmente quando si tratta di delibere di questo importo qui. Punto. E voglio, voglio una risposta dal sindaco. Dal sindaco. Cercheremo di fare il nostro meglio, consigliere Pancheri, glielo assicuro. Cercherò di fare i compiti. Grazie a tutti i consiglieri che sono intervenuti. Passo al prossimo tema, all'ordine del giorno, che è su Concilium il numero 26. Sul cartaceo il 40, proposta di consiglio numero 41, nomina dei presidenti dei consigli delle case delle residenze per anziani di ASSB. La parola all'assessore Andriollo.
Assessore Andriolo? Ecco, mi sentite? Perfetto, la ringrazio. Allora, buonasera a tutti i consiglieri innanzitutto. Si tratta della nomina, vado a recuperare il testo della delibera. Si tratta della nomina dei presidenti dei consigli delle case di residenza per anziani di SSB. Non so se tutti i consiglieri sono a conoscenza che le quattro case di riposo nella città di Bolzano hanno al loro interno anche un consiglio della casa. Che cos'è il consiglio della casa? È un luogo dove vengono elaborate principalmente delle proposte che servono a migliorare, a valorizzare il contatto tra i residenti, quindi tutti gli utenti, tutti i nostri. È andata via la voce, assessore Andriolo. L'assessore ha problemi con il microfono. Eccolo qua. Eccoci. Assessore Andriolo? Riprovi. Clicchi il microfono sul suo tablet, per cortesia. Andiamo qua. Scusa, le ditte dicono che non si prenotano. Per cortesia, assessore Andriolo, schiacci il bollino con il microfono sul suo tablet. Madonna, dovrei andare veloce stasera? No, non ho detto che io della delibera. Andriolo, la vedo sempre, eccolo. No, ma lui non deve schiacciare. Non deve schiacciare. Una volta che gli danno la parola. Non deve lei schiacciare. Ha la parola. Se siete d'accordo, do io la lettura della delibera. Non va. La vediamo col microfono spento, assessore. Non va. Comunque abbiamo capito le premesse, le ha fatte, io leggo il deliberato. Spero che i consiglieri comprendano. Delibera di nominare presidente del Consiglio della Casa di Riposo Don Bosco il consigliere Carlo Visigalli, presidente del Consiglio della Casa di Riposo Villa Serena la consigliera Frida Reiter-Lintner, presidente del Consiglio della Casa del Centro di Degenza Villa Europa il consigliere Mauro Randi, presidente del Consiglio della Casa di Riposo Villa Armonia il consigliere Andrea Albani. Di dare atto che i predetti membri d'una in carica fino al termine della legislatura e possono essere riconfermati. La presente deliberazione non comporta spese. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 183,5 della legge regionale 3 maggio numero 218, codice degli enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige, entro il periodo di pubblicazioni ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera è ammesso attraverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano. Consigliere Giovanetti ha la parola. Pronto? Sì. Ah, ok, grazie. Inizio ad avere dei dubbi anch'io sul funzionamento. Ma io faccio presente che questa delibera, a mio avviso, oggi non può essere votata, perché nonostante voi abbiate presentato, composto una delibera con già inseriti i nomi dei presidenti, in commissione nomine non era stata trovata l'unanimità su questi nomi qui. Al contrario, l'opposizione aveva presentato dei propri nomi che, non essendoci quindi l'unanimità, dovrebbe esserci la votazione segreta con tessera e di conseguenza. Scusi, però, signor sindaco, lei non può intervenire. Io mi interrompo. Ho detto di chiamare il segretario. Prego, consigliere Giovanetti. Quindi, siccome io avanzerei delle proposte alternative a questi nomi proposti dalla maggioranza e dovremmo procedere a votare con tessera,
questa delibera oggi non può essere votata. A meno che non abbiate un sistema online che vogliate provare per votare un ballottaggio tra persone. No, taxi, faccio presente che taxi, NCC e le altre era stata trovata unanimità in commissione nomine, quindi quelle possiamo anche votarle direttamente, a mio avviso. Sui membri presenti a breve sul giorno in attivi. Do la parola al segretario generale. La devo prontare. Può parlare da qua, segretario. Grazie, presidente. No, è giusto se effettivamente non ci sono pluralità di candidature per lo stesso posto. La metodica del nostro ordinamento è quella della scheda segreta, che ovviamente non possiamo attivare questa sera in corsa, quindi o riuscite a trovare un accordo su nominativi che siano condivisi, o se no dovremmo rinviare questa delibera al momento in cui potremo utilizzare in presenza fisica la scheda segreta. La stessa cosa, a mio modesto avviso, però il consigliere Giovannetti mi stava contestando, sarebbe per la commissione taxi e per la commissione comunale per l'autoservizio pubblico di noleggio, perché se non ho letto male la delibera, vi sono più candidature per lo stesso posto in rappresentanza degli enti che li hanno designati. Oddio. Posso un attimo? In commissione nomine io non abbiamo neanche parlato dei componenti delle altre proposti dalle altre categorie, abbiamo parlato solo dei componenti di nomina del Consiglio Comunale. Però nelle candidature... ma sono d'accordo con lei, sono d'accordo con lei. La candidatura, per esempio, dell'associazione degli utenti hanno proposto praticamente due candidati che sono la dottoressa Leonora Benin e il professor Marino Melissana. Posto che l'associazione però ne spetta uno solo, necessariamente dovete scegliere tra l'uno e l'altro. Allora, se non l'avete fatto in commissione nomine, necessariamente va per scheda segreta. Forse mi permetterei di suggerire di lasciarle, quindi di saltarle queste, presidente, e se trovaste la quadra nelle prossime sedute, alla fine della sessione di bilancio o quant'altro, potranno essere votate anche virtualmente e non in presenza fisica. Lo stesso vale, credo, presidente, anche per la prima, quella prima taxi. Che è servizio taxi. Grazie. Rinvio queste tre delibere ovviamente a questo punto. Passo al punto numero 41, numero 27 per chi lo segue su Concilium, nomina della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Do la parola al signor sindaco. Se trovo la delibera. Consiglieri Galateo e Della Ratta, posso togliere la vostra prenotazione? Grazie Presidente, questa è la commissione di tipo istituzionale presieduta dal sindaco, nella quale aveva portato nella commissione per la formazione e l'aggiornamento della commissione nomine due nominativi che sono stati votati e decisi, e quello del consigliere di maggioranza Christoph Buratti e quello del consigliere di opposizione Marco Galateo. Quindi prego il Consiglio Comunale di procedere alla nomina di detti due consiglieri, Cristo Buratti e Marco Galateo, nella commissione di cui è l'oggetto di questa delibera. Grazie signor sindaco. Il consigliere Della Ratta ha chiesto la parola. Ha il microfono. Grazie presidente. Io volevo dire che voto favorevolmente a questa delibera perché c'è appunto un accordo tra maggioranza e opposizione ed è previsto il posto per l'opposizione. Volevo richiamare alla delibera precedente che praticamente avete tolto dall'ordine del giorno, solamente per dire che sarebbe corretto che determinati posti finissero comunque all'opposizione, perché sembra quasi che le case di riposo siano interesse della sola maggioranza.
noi non abbiamo anziani. Io non sono riuscito mai a entrare in una casa di riposo neanche quando ero in maggioranza, figuriamoci se ci riesco adesso. Però nonostante fossi interessato, perché avevo mia madre dentro, eccetera, 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 non potrebbe capire meglio come funzionava il tutto. E mi sembra corretto che si riveda regolamento, siccome ci sono diversi componenti che partecipano a quel consesso, e sarebbe corretto prevedere anche un posto per l'opposizione oltre che un posto per la maggioranza, perché altrimenti si fa presto a cercare collaborazione sul bilancio, su tante cose, e poi se non si cedono neanche i posti nelle case di riposo per poter seguire, diciamo, alcune caratteristiche che seguono un po' la vita cittadina e che ci coinvolgono tutti. Grazie consigliere Della Ratta. Qualcun altro vuole parlare su questa delibera? Dichiarazioni di voto. Metto al voto la proposta di consiglio numero 42, 27 per chi segue Concilium, nomina della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di giudici popolari. È aperta la votazione. È troppo veloce, tre volte. Bravissimo. No, bravissimo. Aspetto. Consigliere Pancheri, manca il suo voto. Consigliere Pancheri, ha problemi sul voto? Vuole dichiarare a voce il suo voto? Dichiaro chiusa la votazione. Con 43 voti favorevoli, un astenuto e un voto non espresso, e la delibera proposta di consiglio numero 42, nomina della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di giudici popolari, è approvata. Chiedo il voto anche per l'immediata esecutività di questa delibera. Apro la votazione. Vado piano. Via. Infatti non mi fa una Mancano al voto i consiglieri Berger, Seehauser e Pancheri. Vi invito a votare per cortesia. Consigliere Seehauser, consigliere Pancheri. Consigliere Pancheri, ha problemi con la votazione? Chiudo la votazione. Chiudo la votazione, chiedo la schermata, grazie. Con 44 voti favorevoli e un voto non espresso, dichiaro l'immediata esecutività della delibera. Passo al numero 42.
dell'ordine del giorno che per il concilium, sull'ordine del giorno del concilium è il numero 28, proposta di delibera numero 43, nomina della commissione consigliare onorificenze. Do la parola al sindaco per l'illustrazione della delibera. Grazie Presidente, in base alla delibera dell'11 marzo del 99 è stata istituita questa commissione per la concessione di onorificenze, è stato approvato il relativo regolamento dove prevede che questa commissione sia costituita presieduta dal sindaco, ne fanno parte di diritto il vice sindaco e poi due membri della maggioranza, due membri dell'opposizione. La commissione, in data 2 dicembre, ha indicato nelle persone il primo scelto Peter Pavesin, membri effettivi, Gabriele Arrichetto, Walter Seppi per l'opposizione, sempre membri effettivi, e per quanto riguarda i supplenti, Tobias Planer e Alessandro Huber per la maggioranza, Gabriele Giovannetti e Mirko Cristoff per la minoranza. Quindi propongo al Consiglio Comunale di approvare i nominativi appena citati, ovvero primo Schoenfer, Peter Barasi, Gabriele Repetto e Walter Seppi, quali membri effettivi della Commissione per le onorificenze, e Tobias Planer, Alessandro Huber, Gabriele Giovannetti e Mirko Cristoff per quali membri supplenti. Grazie signor sindaco. Do la parola al consigliere Baratta. Diamo la parola al consigliere Baratta. Scusi, l'ho tolta. Grazie consigliere Baratta. Grazie. Nessun altro vuole intervenire? Erano tutte prima. Dichiarazioni di voto? Metto al voto la delibera proposta di consiglio numero 43, nomina della commissione consigliare onorificenze. Apro la votazione. 4, 5, 6. Infatti non vado. Nessuna votazione. Consigliere Panchieri, non capisco perché lei non riesca a votare. Chiudo la votazione. Con 43 voti favorevoli, un astenuto e un voto non espresso, la delibera è approvata. Consigliere Panchieri, le chiedo di mettersi in contatto con noi perché non capisco le sue difficoltà. No, è 5. Do la parola al consigliere Mischio. Sentite? Sì. No, niente, volevo dire che c'è un brusio, c'è qualcuno che ha il microfono aperto, adesso a Panchieri non gli viene aperto, invece c'è qualcuno che disturba, che non... cioè quando parlava il sindaco non si riusciva a sentire bene perché qualche microfono ha aperto e qualcuno sta facendo delle sue cose. Mi stavano sabotando. Ah boh, non lo so questo, però ha visto che c'è questo problema. Insomma.
Grazie consigliere Miftiu. Chiedo ai consiglieri di spegnere il loro microfono se non sono chiamati a parlare. Do la parola al consigliere Caruso. La parola per dire che il consigliere Pancheri ha problemi. Ho anche scritto io prima della votazione nella chat che di aprirgli il microfono su Zoom per farlo votare. L'altra volta abbiamo aspettato qualche minuto quando qualcuno della maggioranza non riusciva a votare. Chiedo che venga usata la stessa cosa per Pancheri, visto che è evidente che non riesce a votare per un problema tecnico. Grazie. Consigliere Caruso, l'ho chiamato 3 volte alla votazione. Eventualmente ci scriva, faccia qualcosa, si metta in contatto con noi in qualsiasi modo. Io volentieri prendo in considerazione il voto del consigliere Pancheri, ci mancherebbe. Passo di nuovo al nostro ordine del giorno. Il numero 45, scusatemi, mi chiedono un'immediata esecutività anche per questa delibera. Apro la votazione per l'immediata esecutività di questa delibera. Assessore Gennaccaro, consigliere Berger, consigliere Seehausen, consigliere Pancheri. Mi mancano al voto. Assessore Gennaccaro, consigliere Seehausen, consigliere Pancheri. Continuo ad avere problemi con il consigliere Pancheri. Io aspetto quanto volete, ma se non ho segni di vita faccio difficoltà. Chiudo la votazione. Con 44 voti a favore e un voto non espresso, dichiaro immediatamente esecutiva la delibera nomina della Commissione Consiliare Onorificenze. Un momento solo, stiamo cercando di contattare il consigliere Pancheri.
Signori consiglieri, stiamo cercando di caricare l'ordine del giorno su Concilium per quanto riguarda i prossimi tre punti all'ordine del giorno. Se vogliamo prenderci una piccola pausa, fra due minuti vi riconvoco. No, non si distacchi, no, che non finiamo più. Facciamo una passeggiata tutti e tra due minuti ricominciamo. Questo credo. Grazie. Fermi lì. Aiuto. Consigliere Pancheri, la vediamo con piacere, vediamo il suo viso, però non sentiamo la sua voce. Lei vuole chiederci la parola per cortesia? Si prenoti. Facciamo? Si prenoti? Si prenoti, facciamo la prova. Facciamo la prova? Si prenoti col microfonino per cortesia, consigliere Pancheri. Lei vede il ragionamento? Prego, può uscire? Può uscire da questa finestra? E come faccio? Ah, fuori, per fuori. Ok. Grazie. Ok, ok, aspetta. Mi vedi i punti nuovi? Scusa. No. Allora, prova a uscire. Ciao Nina. Presidente. Presidente. Potrebbe dire, prego, che sì, per aggiornare, secondo passerà l'anno, devono uscire e ricliccare sul consiglio comunale. Me lo può fare lei, come sono persa. No, io non so il suo passo. Mia password. E ovviamente ci sono tutti, quindi bisogna andare a scorrere di nuovo, appunto, chiamerà poi la presidente. Dove sono io?
No, chiamate in presenza. Perché? Non è la solita. Sono felice. Consigliere, ripartiamo? Consigliere Giovannetti ha la parola. Consigliere Giovannetti ha la parola. Consigliere Giovannetti? Provo con Giovannetti, cosa dite? Consigliere Giovannetti ha la parola. Mi sentite? Qualcuno mi fa un cenno? Consigliere Bonomini, ha la parola. Non sento. Consigliere Bonomini, grazie, sì. Ecco, perché leggo che il consigliere Giovannetti non riesce a... gli silenziano il... ho letto la chat, mi permetto per questo. Grazie, io ho visto... Riproviamo. Sì. Diamo di nuovo la parola al consigliere Giovannetti. Richieda la parola al consigliere Giovannetti, vediamo se riusciamo. Riclicchi sul microfonino. Intanto do una comunicazione di servizio a tutti i consiglieri. Aggiornate l'ordine del giorno di Concilium semplicemente con la freccina che gira in alto a destra. Così vedete i punti che sono stati aggiunti. Consigliere Pancheri, a lei la parola. Perché? Consigliere Pancheri. Evidentemente c'è qualcosa che non va qua, perché cazzo. Consigliere Pancheri. È possibile che tutti. La vediamo? Mi fa un segno? Lei sta parlando? No, però. Oggi c'è qualcosa che non va bene, ragazzi. Dobbiamo fare già? Lo so. Riprovo, consigliere Pancheri ha la parola. Consigliere Giovannetti ha la parola. Sento qualcosa. Consigliere Giovannetti ha la parola. Sono io. Ecco, forse siamo riusciti. Wow. Sì, io però... sono riuscito a sentirla. Grazie, ma non credo le farà piacere, perché io chiederei di chiudere e riaggiornare, perché così non si riesce più a lavorare, oltre al fatto che è dalle 6 che siamo in seduta e sono
Io ci proverei a fare tre delibere che sono velocissime, consigliere. Però ci eravamo anche detti in commissione capigruppo, siccome mi sono confrontato anche con alcuni colleghi che mi dicono che sono in riunioni, in videoconferenza da questa mattina, adesso inizia a diventare veramente pesante. Poi con tutti questi... con tutti questi problemi di sento, non sento, parlo, io rischio di chiamarla Giovanelli, sa? Quindi io sono stanca. Io manterrei la mia proposta di chiusura della seduta, poi fate quello che credete. Proviamo ad andare avanti, la prego, proviamo, se non funziona facciamo solo un tentativo. Consigliera Bonomini, lei voleva parlare ancora? A lei la parola. Consigliera Bonomini? No. Consigliere Caruso? Grazie per la parola, mi sentite a me? Sì, benissimo. Allora, io propongo per chi non riesce a parlare dalla piattaforma Concilium che gli venga aperto il microfono su Zoom, visto che i video si vedono. E se non va il microfono questo, fate almeno la prova di aprire il microfono su Zoom. Grazie. Prende da noi, volentieri. Ci proviamo. Consigliere Pancheri, facciamo un tentativo ancora con il consigliere Pancheri, la parola. Non c'è verso. Consigliere Pancheri. La parola al consigliere Forest. Solo per ricordare, Presidente, che la proposta del collega Giovannetti va messa ai voti prima di continuare la discussione. Andiamo avanti con la consigliera Bonomini. Sì. Pronto? Non ti si sente? Sta scrivendo in chat. Sì, non so se lui ha fatto. No. Non ti... adesso... Consigliere Miftiu. Però tu chiama il numero di l'assessore. Consigliere Miftiu. Quando devi prenotarti? Quando ti prenoti, viene il microfono. Mi sentite? Sì. Capito. No, niente, volevo semplicemente dire che Pancheri né riesce a parlare e né ci sente, ha scritto nel chat. Sta parlando al telefono con il sindaco. Ah, ok, va bene. E poi voterà per telefono, credo. Devo dire che mi sembra sensata la proposta che ha fatto Giovanetti a questo punto. Io adesso metterò i voti se può seguire. Un momento solo, per cortesia. Grazie. Segretario generale? Segretario? Metto in votazione la proposta di proseguire con l'ordine del giorno di questa sera. Chi? Un attimo solo. Consigliere, segretario? Metto i voti la proposta del consigliere Giovanetti. Ai sensi dell'articolo 45. Chi vota sì è d'accordo con il consigliere Giovanetti di continuare. Quindi, chi vota no? Consigliere Giovanetti ha chiesto di chiudere la seduta, quindi la sospendere seduta. La trattazione. Quindi no. Chi vota sì è favorevole alla proposta del consigliere Giovanetti. Chi vota no decide di andare avanti. La parola al consigliere Forest. Consigliere Forest ha la parola. Ho ritirato la richiesta, Presidente. Ah, grazie, però almeno la sentiamo. Questa... Allora, ripeto la formulazione. Chi vuole interrompere la seduta vota sì alla proposta del consigliere Giovanetti. Chi desidera andare avanti con i prossimi tre punti all'ordine del giorno vota no alla proposta del consigliere Giovanetti. La votazione è aperta. Marco? Mancano ancora alcuni consiglieri. Consigliere Pancheri, se lei mi fa segno col pollice su o giù, io vedo il suo voto.
è sparito. Voto no. Aspetta. Voto no, ok. Grazie consigliere Pancheri. Mi mancano i voti del consigliere Seehauser, del consigliere Seppi e del consigliere Galateo. Seppi ha votato. Consigliere Seppi vota a favore. Consigliere Seehauser. Dichiaro chiusa la votazione. Con 12 voti a favore, scusate, 14 voti a favore, 27 contrari, un astenuto, 5 voti espressi. La proposta del consigliere Giovanetti è bocciata, per cui andiamo avanti con l'ordine del giorno. Vi prego di aggiornare il vostro ordine del giorno, punto 31 di Concilium, proposta di consiglio numero 48. Ecco. Approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Gries. La parola al vice sindaco. Als zuständiger. Signor vice sindaco. La parola al vice sindaco. Ah, io tre volte mi sono attivato e qualcuno mi ha spento. Adesso la sentiamo. Adesso la sentiamo. Als zuständiger Gemeindereferent für das Feuerwehrwesen und Bereich Zivilschutz bringe ich den Haushaltsvoranschlag 2021 der Freiwilligen Feuerwehr von Gries hier zur Abstimmung. Ein Haushalt, der ordentliche Ausgaben von 95.820 Euro vorsieht und einen Beitrag in ordentlicher Höhe von Seiten der Stadtverwaltung von Bozen von 21.800 vorsieht. Das heißt, 74.000 bringt die Freiwillige Feuerwehr von Gries aus Eigenmitteln und Zuwendungen der Bürgerschaft auf. Außerdem, das ist für die neuen Gemeinderäte wahrscheinlich interessant, die drei freiwilligen Feuerwehren haben alle drei Jahre die Gelegenheit, das heißt alle Jahre eine andere Feuerwehr. In diesem Jahr 2021 trifft es dann die Freiwillige Feuerwehr von Gries, einen Beitrag für Investitionen über 55.000 Euro zu bekommen, zum Austausch des Fuhrparkes, zum Austausch von Gerätschaften. Und aus dem Grund haben wir in der Ratskommission diesen Beschluss begutachtet und einstimmig abgestimmt. Gerne stehe ich aber auch zur Verfügung für Fragen, falls es solche geben sollte. Grazie vice sindaco, dà la parola al consigliere Mifchio. Dire che non c'è la traduzione in tedesco, l'hanno detto già all'inizio, in italiano scusa, adesso pian piano, vabbè, non c'è, io non ho sentito la traduzione in italiano, nonostante avessi fatto la scelta che ci hanno consigliato, insomma, quando... Bisogna andare su italiano. Lei è andato su italiano? Sì. Mi spiace. Ma l'avevano scritto già all'inizio sul sì, chat? Sì, appunto. Che, mi spiace. Proviamo intanto ad andare avanti con la parola al consigliere Dalla Ratta. No. Della Ratta. Grazie, no, confermo che non va la traduzione, non entra nel merito della delibera, che è sicuramente una delibera virtuosa e la approviamo sempre all'unanimità in tutti questi anni, però confermo che non va la traduzione e poi informo che il mio collega di gruppo,
nonché referente Zanin, è stato disconnesso da Concilio. Non so se è riuscito a entrare adesso o meno, perché ha avvisato che è stato disconnesso. Quindi se non lo vedete, se attendiamo solo un secondo che prova a rientrare. Intanto do la parola al consigliere Giovannetti, aspetto per far votare finché ho notizie. Consigliere Giovannetti ha la parola. Grazie Presidente, io chiedo scusa, qui mi appello alla sua correttezza istituzionale, perché io intendo abbandonare questa seduta, perché non è possibile, non funziona la traduzione. Io non sono riuscito a votare la mia stessa proposta di sospensione, io non l'ho votata e non mi è stato neanche chiesta l'espressione di un voto. Il consigliere Zanin è stato sbattuto fuori. Allora, io capisco la collaborazione e tutto, ma così non si sta riuscendo a lavorare in maniera opportuna. Vedete voi se continuare o meno. Questo non è un consiglio comunale dignitoso e decoroso e non rispetta il ruolo dei consiglieri. L'ho già detto prima e adesso io abbandono la seduta. Grazie. La parola alla consigliera Scaraconi. Le interpreti credo abbiano il microfono chiuso, chiedo a loro di attivarlo. Adesso mi sento finalmente. Chi è che parla? Pancheri, adesso finalmente. Wow, consigliere Pancheri, che piacere. Però intanto darei la parola alla consigliera Scaraconi. Non è colpa mia che non sia andato, qui è questione di concilio. Neanche mia, sono qua seduta tranquilla. Abbia pazienza. Lei voleva intervenire, il consigliere Pancheri? Anche con la Scaraconi. La parola alla consigliera Scaraconi. Io mi associo al consigliere Giovannetti, anche secondo me questa seduta di consiglio non è dignitosa e non rispetta le regole proprio base della comunicazione. Qui siamo oltre la possibile sopportabilità, per cui io saluto tutti, vi ringrazio e abbandono anch'io la seduta. Grazie. La parola al consigliere Della Ratta. Guardi, prego consigliere. Sì, la sentiamo. Ok, adesso me l'è andata, perfetto. Premesso che io sono completamente favorevole a questa delibera, io ritengo che anche se si vota lunedì prossimo, le prime tre delibere perdiamo solo 5 minuti. Non è che vanno al prossimo anno, si sposterebbe di 2 giorni. A me non pesa assolutamente, sono delibere virtuose e devono essere approvate e lo sono sempre all'unanimità. Però, prima di tutto, se non va la traduzione, questa seduta non può andare avanti. Quindi non è che è una scelta mia. Se qualcuno fa presente, come Giovannetti ha fatto presente, che non va, lui ritiene dirimente il fatto che non vada la traduzione, se non va la traduzione, lui la seduta non può continuare se un consigliere lo chiede, anche se lo votiamo, anche se decidiamo, perché è appellabile. In secondo c'è Zanin che non riesce a entrare, quindi io ritengo che si possano andare tutti a casa. Io ci sono già e vado a cena, ditemi voi. No, scusate, adesso sento che la traduzione funziona. Se voi volete che dico 2 righe o 2 frasi in italiano, però mi scrivono adesso nel chat che la traduzione funziona. Io ripeto brevemente in italiano. Grazie vice sindaco. Che è il bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cries, uno dei 3 corpi volontari che abbiamo in città, ed è prassi di votare sempre prima del bilancio del comune i bilanci di previsione dei corpi di pompieri, perché sono parte integrante del bilancio comunale. Per il corpo di Cries sono previste spese ordinarie per 95.820 e di queste spese che ha il corpo diamo come contributo, come ogni anno la stessa cifra, 21.800, che vuol dire 74.000, oltre 74.000 il corpo riceve o da donazioni di cittadini o da mezzi propri. Inoltre nel bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cries è previsto un contributo straordinario di 55.000 euro per investimenti
contributo che ogni anno riceve un altro dei tre corpi e contributo straordinario che possono praticamente usare i corpi dei pompieri per investimenti o cambi di automezzi, attrezzature, anche messa in moto della loro caserma. E pertanto noi sul capitolo della protezione civile ogni anno abbiamo la stessa cifra a disposizione e così sarà anche per il bilancio del 2021 e per questo adesso ho presentato il primo bilancio di previsione dei corpi dei pompieri. Grazie molto per la traduzione, signor vice sindaco. Do la parola al consigliere Miftio. Niente, ringrazio il signor vice sindaco che mi ha preceduto in ciò che volevo chiedere, insomma, cortesemente che i consiglieri di madrelingua tedesca potessero parlare in italiano, visto che la traduzione non funziona, quando non funziona. Penso che io, essendo uno di un'altra madrelingua, lo posso pretendere senza essere tacciato di quello che ci hanno detto prima e durante la campagna elettorale. Grazie. Consigliere Baratta, ha la parola. Consigliere Baratta, ha la parola. Non avevo sentito. Io volevo pregare appunto il vice sindaco di fare i suoi interventi in italiano, data la situazione, ma se è ripartita la traduzione va tutto bene. Volevo dire queste delibere qui. No, non ho finito. Ho 15 minuti più 10. Usi pure tutti. Più tre di dichiarazioni. Usi pure tutte, consigliere Baratta. No, ho già finito praticamente, solo che non mi va di essere interrotto da lei. Usi. Nella commissione queste delibere riguardanti i bilanci sono state approvate all'unanimità, o meglio con un'astensione tecnica di un consigliere, il quale ha precisato che voleva consentire eventualmente a un consigliere dissenziente di poterlo dire nella cosa. Per cui non ci sono motivi per non trattarle. E poi c'è una tradizione che dura da 40 anni che queste delibere dei corpi dei vigili del fuoco si fanno sempre prima del bilancio di previsione, per cui io credo che non si debba assolutamente sospendere la seduta. Alcuni consiglieri lo hanno richiesto, signora Presidente, ma valga la pena di fare queste delibere del vice sindaco. Ho finito. Lei ha concluso, consigliere Baratta? Ho detto, ho finito. Grazie molte. Consigliere Nebola, a lei la parola. Grazie Presidente. No, io, cioè, così è impossibile lavorare, signori. E abbiamo avuto Curpanchieri assente per la gran parte del Consiglio Comunale, Zanin che è uscito, poi è rientrato, non si sa bene come, altri consiglieri che non avevano la parola e poi l'hanno avuta, non riuscivano a votare. E tutto quanto. Io credo che così sia veramente, con delle pause insostenibili. Abbiamo avuto capigruppo, siamo qui da 3 ore, cioè così non si può lavorare. Allora, o si riesce a votare abbastanza speditamente, senza con interventi confusi da microfoni accesi, non accesi, gli assessori che non riescono a parlare, poi si sospende la seduta, poi si cioè così non è accettabile. Da un consiglio comunale non è accettabile. E lo sai che io non sono polemico su queste cose, però non riesco a capire perché abbiamo questa fretta di dover fare tutti questi interventi, queste delibere, quando si può sospendere questa sera e fare queste delibere del vice sindaco che sono sempre state votate anche nella scorsa consigliatura all'unanimità, perché sono soldi destinati a chi ci protegge come i vigili del fuoco, però non ho capito bene cosa. Per farci rimanere qui dove poi uno non sente, uno non interviene, uno gli accende il microfono e i consiglieri che se ne vanno. Cioè, mi sembra una cosa non dignitosa. Grazie. Consigliere Della Ratta, ha la parola. Grazie Presidente. Era solamente per intervenire sul fatto che io ho premesso che queste delibere vanno votate prima del bilancio perché
rientrando nel bilancio, è giusto che vadano votate prima del bilancio. Ho anche detto che anche se le votavamo lunedì, tanto passano sempre l'unanimità perché sono delle delibere condivise e condivisibili, logicamente, non cambiava il mondo. Perché è evidente che la maggioranza, se si fa una votazione, se sospenderla o meno, vota per non sospenderla. Ma è altrettanto evidente che questa seduta ha fatto pena. Posso fare, scusatemi, la vice sindaco una proposta? Prego, signor vice sindaco, lei il microfono. Siccome siamo in mezzo a una delibera che normalmente è prassi, un consiglio comunale vota ad unanimità, io non vorrei interrompere questa delibera, vorrei votare solo questa e gli altri due facciamo la volta prossima, però sarebbe proprio un brutto segnale se andiamo ad interrompere un bilancio di pompieri che hanno fatto in questo anno mai tanti interventi come nel 2020. Cioè sarebbe anche come forma di rispetto un qualcosa che ognuno che adesso chiede un'interruzione si deve scrivere dietro le orecchie dove vuole. E l'ho detto in italiano, così che quelli che non sanno il tedesco non devono informarsi da terzi. Do la parola al consigliere Baratta. Io credo anche, collega della Ratta, che le delibere vadano assolutamente votate. Abbiamo iniziato questa tiritera di sì, no, avanti, non funziona, non funziona, alle 8 meno 20. Sono le 8 e 16, in questi 36 minuti avremmo votato tutte queste tre delibere e anche più un'altra. E votiamola, no? Sono 40 anni che votiamo all'unanimità, da quando non esiste più il Movimento Sociale Italiano. Le delibere dei tre corpi dei Vigili del Fuoco vengono votate sempre all'unanimità. Non sarà un problema adesso perché manca uno o l'altro, le votiamo, no? Ha concluso, consigliere Baratta? Ho concluso, come lei ha capito. Grazie. Do la parola al consigliere Pancheri. Mi sentite? Sì. Ecco, dunque, niente contro il vice sindaco, è vero, abbiamo sempre votato all'unanimità le tre delibere, ma non è una questione che non vogliamo votare per queste delibere, per i vigili del fuoco volontari. È oggi il sistema. Se lei, mentre io avevo difficoltà, ho ricevuto tre telefonate dalla signora Concilium da Roma. E, sì, no, cioè, non so. Io la chiamo così, però da zero. E mi ha detto perché ha queste difficoltà. E ho spiegato, ha detto faremo di tutto affinché lei possa di nuovo visionare oppure. Effettivamente io ho tutto il diritto, come tutti gli altri, di poter votare. Se io non ho potuto votare, sì, cara Presidente, non è colpa mia. Non è colpa mia. Il fatto che la signora Concilio mi abbia chiamato tre volte nel giro di 20-25 minuti vuol dire che, perché ho mandato un messaggio a lei, alla signora Concilio, no? E mi ha chiamata e fatto di tutto perché io potessi di nuovo votare, né più né meno. Quindi il vice sindaco deve avere un po' di pazienza, non siamo contro le delibere, anzi io sono il primo a dire che le voterò tutte e tre favorevolmente, ma non puoi dire che oggi è andata tutto bene. A me è stato tolto il diritto di poter votare e non è colpa mia. È questo che voglio ribadire. È un sistema che deve assolutamente migliorare. Così non può andare avanti. Hanno ragione, quindi, a votare oppure si sono lamentati. Cercate di trovare una soluzione, migliorare il servizio. Punto. Non date pure la colpa a uno che magari ha smanettato o sbagliato. Non è il caso. Ho finito, signor Presidente. La parola al consigliere Micchio. Come sapete io sono nuovo e non so se che queste delibere venivano votate all'unanimità. Quello che volevo dire è semplicemente che non ce l'abbiamo né col signor sindaco e tantomeno con i corpi dei vigili del fuoco, il cui lavoro anch'io personalmente, pur essendo diciamo nuovo in questa terra, ammiro lo spirito e soprattutto il servizio e il lavoro che loro fanno. Perciò qua
stiamo protestando per un consiglio che si sta svolgendo, per una seduta del consiglio che si sta svolgendo in un modo, chiamiamolo anomalo, per non dire qualche altra parola più brutta. Grazie. La parola al consigliere Della Ratta. No, io riprendo solamente l'affermazione di Silvano Baratta, del consigliere Baratta. Non è che stiamo perdendo tempo perché lo vogliamo noi, perché mi sembra anche lei, quando non va le cose, lo dice chiaramente, non è che non lo dice. Se questa seduta non va bene, per me possiamo anche votare tutte e tre queste delibere, le presentiamo in un minuto e le votiamo, però io vorrei che la prossima volta veramente ci sia più rispetto per i consiglieri, ma non perché c'è una volontà di mancanza di rispetto, ma perché devono essere messi in grado di operare a pieno. Quindi per me votiamo le delibere al volo, tanto bene o male siamo tutti favorevoli, perché è virtuoso il servizio dei vigili del fuoco e lo condividiamo tutti. Votiamone in due minuti e dalla prossima volta, però, se non riesce, troviamo dei sistemi per fare in modo di intercettare coloro che vogliono parlare, coloro che, no, che vogliono votare, e per, anche oltre a questa piattaforma. Grazie. La parola al consigliere Levola. Grazie, prometto che è l'ultimo intervento. Io sono sfinito, cioè non ce la faccio più. Io vi prego, non interveniamo più, cioè votiamo sta cazzo di delibera e andiamo a casa, perché non ce la faccio più. È una cosa indecente. Io non so come faremo a votare il bilancio la prossima settimana. È indecente quello che sta accadendo oggi. Indecente. Votiamo sta delibera e basta, vi prego, io non so più che dire. Io spero che non ce l'abbiate con la Presidente, e darei la parola al Sindaco un momento. Spero che non vi arrabbiate con il Sindaco, io sono d'accordo con gli interventi, però invece che questa, tanto per capirci, siccome siamo tutti d'accordo, se non facciamo interventi, proponiamo le tre delibere, le votiamo. Che il sistema sia indecente, che non abbia funzionato, qua sento di fischia, no, questa è un'altra cosa. Vabbè. Mi mette in difficoltà anche a me, perché evidentemente sono molto preoccupato, forse io più di lei, di come andrà la discussione in bilancio, perché la prossima seduta lunedì dovremo avere delle altre delibere e poi partire con l'illustrazione del documento unico di programmazione. Certo che se funziona così ci metteremo 15 giorni, perché a questi ritmi. Quindi io vi prego di votare tutte e tre le delibere. È un segno di rispetto, di omaggio, di una tradizione, di un riconoscimento, di una funzione dove tutti si trovano d'accordo. Non facciamo più interventi, vanno in votazione le tre delibere, preso, e andiamo a casa, e poi qualcuno provvederà a migliorare questo sistema, perché evidentemente sono d'accordo, così non funziona. E poi sulla stanchezza, sa, è quello. E uno è stanco, non è stanco, però chiudiamo gli interventi, le votiamo tutte e tre, andiamo a casa felici, poi qualcuno provvederà a razionalizzare questo. Stasera non è proprio andato bene. Grazie. Assessore Gennaccaro. Io non voglio essere romantico, però non vorrei scaricare veramente tutte le colpe di questa seduta a Concilium, nel senso il consigliere Pancheri ha anche dichiarato il fatto che è stato assistito chiamando, quindi il deficit di molti consiglieri credo non vada scaricato totalmente su Concilium. C'è da migliorare, perché bisogna migliorare. Io vorrei ricordare che una serie di molti comuni italiani utilizza questo sistema, siamo il comune che risulta più problematico e il sistema è lo stesso. E chiudo qui l'intervento. La parola al consigliere Baratta. La parola al consigliere Baratta. Ho acceso il microfono. Sì. Grazie. Volevo dire che voglio dire che approvo totalmente la proposta del sindaco di passare alla votazione di quelle tre delibere senza tante discussioni. Se qualcheduno ha dei problemi con i corpi volontari dei vigili del fuoco, lo dica chiaramente. Stanno facendo un servizio di integrazione al corpo permanente che è indispensabile. Come si fa? Ho chiuso. Grazie consigliere Baratta. È che finché i consiglieri mi chiedono la parola io non posso mettere in votazione. Adesso non c'è più nessuno iscritto a parlare,
Metto in votazione la proposta di consiglio 31 sul concilium, approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Gries. È aperta la votazione. Zinese Cali non ha votato, Galateo non ha votato. Credo che il consigliere Giovannetti sta votando, la consigliera Scarafoni e il consigliere Galateo. Credo che la consigliera Scarafoni abbia abbandonato la seduta. Consigliere Galateo? Chiudo la votazione. Galateo ha votato? Con 43 voti a favore e 2 voti non espressi, dichiaro approvata la delibera numero 31, approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Gries. Come da vostra richiesta, metto subito in votazione anche le altre 2 delibere. La proposta numero 32. Immediata, scusate, c'è l'immediata esecutività anche su questa delibera, me l'ero anche scritto, ma sono stanca pure io. Chiedo la votazione sull'immediata esecutività della delibera numero 31. La votazione è in corso. Consigliera Pastella, consigliere Selle, consigliera Scarafoni, consigliere Galateo. Dichiaro chiusa la votazione. Con 42 voti favorevoli e 3 voti non espressi è approvata l'immediata esecutività della delibera. Passo alla delibera numero 32 sull'ordine del giorno di Concilium, approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bolzano. È aperta la votazione. Ma sono lenti, cioè non è possibile. Consigliera Bonomini, consigliere Seehauser, consigliera Scarafoni, consigliere Forest, consigliere Galateo, non avete votato. Grazie. Forest. Consigliere Forest in chat. Sì, vedo. Consigliere Forest ha dichiarato di essere favorevole. Chiudo la votazione. Con 42 a favore, voti favorevoli, 3 voti non espressi, è approvata la delibera numero 32,
approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bolzano. Vi propongo subito l'immediata esecutività di questa delibera. È aperta la votazione. Serafone e Galateo non ci sono. Non ci sono. Consigliere Seehauser. Chiudo la votazione. È arrivato anche il consigliere Seehauser. Chiudo la votazione. Con 43 voti a favore e 2 non espressi, dichiaro l'immediata esecutività della delibera numero 32. Metto in votazione immediatamente la delibera numero 33, approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Oltrisarcio a Slato. Apro la votazione. Devo aspettare. Lavoro per spegnerlo, metto X per spegnerlo. Consigliere Seehauser. Chiudo la votazione. Con 42 voti favorevoli e 3 voti non espressi, dichiaro approvata la delibera numero 33, approvazione del bilancio di previsione 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Oltrisarcio a Slago. Anche questa delibera richiede l'immediata esecutività. Apro la votazione. 2, 3, vado, si apre, ecco, devo contare fino a 5, ok, i miei doti di pazienza sono andati per il cammino oggi, giuro. Consigliere Berger, consigliere Giovanetti, mal di testa prosegue. Consigliere Giovanetti, no, prima c'era la nota. Consigliere Giovanetti, chiudo la votazione. Con 42 voti favorevoli, 3 voti non espressi, dichiaro l'immediata esecutività della delibera. Grazie a tutti, buonasera. Vi ringrazio personalmente per la pazienza. Grazie molte. Buona serata. Chiudo la seduta. Buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera.